torna questo appuntamento importantissimo, noi l'abbiamo definito il capodanno d'estate dell'Adriatico, un grande appuntamento che riguarderà i 10 km di Riviera, che per l'occasione diventeranno una grande piazza lineare e pedonale, dove accadranno tante cose. Rispetto allo scorso anno ci sono grandissimi nomi: Fiorella Mannoia, Paola Turci, Tonino Carotone, Alex Neri, insomma Michele Placido, tanta musica, tanto intrattenimento, ma soprattutto anche nuove location che determineranno una giornata di festa importante, non solo dal punto di vista del divertimento e dell'importanza dell'appuntamento, ma anche perché questa notte ha dimostrato lo scorso anno, con oltre 200.000 presenze, di riuscire a riattivare l'economia del turismo e soprattutto l'aumento dei consumi registrato del 150%. Un'estate di grandi appuntamenti a Pescara, tra questi, assessore Santavenere, il 16 luglio c'è, cioè, il Coast Day. Sì, il 16 luglio presenteremo il Coast Day all'interno del progetto Adriatic Plus, di cui il Comune di Pescara è capofila, un progetto quindi europeo sulla tutela e la biodiversità marina. Per noi è molto importante presentare ovviamente oggi alla città questo grande evento. Fiorella Mannoia sarà testimonial del Coast Day, perché è un'artista sempre impegnata sull'ambiente, un'artista che ha sempre avuto attenzione su tematiche quindi ambientali, e soprattutto perché quest'anno dedicherà quindi il suo tour a te, quindi a Lucio Dalla, che è stato colui che ha amato il mare e ce l'ha fatto amare. Quindi per noi è un grande orgoglio riuscire ad essere tutti insieme, e vorrei quindi lanciare anche questo invito ad unirci a mezzogiorno del 16 lungo la costa, con lo sguardo rivolto in mare, verso il mare, mano nella mano, e lanciare davvero un hashtag: Uniti verso il mare.